Io ho pensato di introdurre la discussione, di approcciare la questione, ricostruendo un attimo qual è stato il significato dell'edilizia popolare in Europa nella Seconda Guerra Mondiale, senza farvi tutta la storia, annoiandovi immediatamente, però ricostruendo un attimo quali sono state le basi concettuali, anche ideologiche, dell'edilizia popolare, per poi arrivare a comprendere adesso che cosa è cambiato rispetto a quel modello, a quel progetto. Che mi sembra che senza una presa di coscienza un pochino più seria di che cosa è stata l'edilizia popolare, non capiamo per quale ragione adesso ci sembra problematica la vita in questi quartieri. Innanzitutto vorrei ricordare quali sono state le trasformazioni sociali che sono alla base della necessità dell'edilizia popolare europea del secondo dopoguerra, perché i tratti di questo tipo di edilizia sono molto comuni a tutti i paesi europei. È un'edilizia che inizia verso la metà degli anni 50 e continua fino agli anni 80, come nel caso che abbiamo visto, perché Chicago Block è un prodotto urbanistico, architettonico-urbanistico degli anni 80. Dobbiamo pensare a stati europei che escono dalla seconda guerra mondiale a pezzi, in particolare a pezzi dal punto di vista proprio dello stock abitativo, quindi con una grande necessità di ricostruire case, e case per una popolazione che è molto cambiata, per una popolazione che in particolare dopo la seconda guerra mondiale ha un boom demografico molto importante, quindi c'è bisogno di molte abitazioni e ce ne sono molte poche perché sono state distrutte dai bombardamenti. Non solo, questo quadro è modificato e alterato e vale per tutta l'Europa dalle migrazioni interne, che quindi spingono molte popolazioni rurali a inurbarsi. L'Italia conosce molto bene questo fenomeno, un po' più tardivamente, ma insomma è valido per tutta l'Europa. E le migrazioni interne che si spostano a cercare lavoro verso le grandi città, quindi sono una parte di un fenomeno più generale che era cominciato anche molto prima, in generale di urbanizzazione. Quindi, queste case popolari serviranno a dare un senso a tutte queste trasformazioni che sono davvero molto importanti. Come progetto ideologico, come proposta politica, come significato generale di questa edilizia, va ricordato che negli anni 50 e 60 l'ideale era un ideale molto progressista e molto modernista di mix sociale, anche se non era chiamato così all'epoca, ma di mettere assieme pezzi di società, in particolare di mettere assieme classi popolari con classi medie. Ed è un progetto che funzionerà abbastanza bene negli anni 50 e 60, in cui ci sarà una certa convivenza, coabitazione, mescolanza tra ceti sociali differenti. Quello che succede, dobbiamo pensare un po' a queste abitazioni anche nella propria vita, nella biografia di questi caseggiati, dobbiamo pensare che come invecchia il caseggiato, e molti di questi caseggiati sono invecchiati, alcuni meglio, alcuni decisamente peggio, sono invecchiate le popolazioni al loro interno, e quindi pensiamo a giovani coppie che entrano e che cominciano a avere figli, molti figli, negli anni 50 e 60, che man mano invecchiano, i loro figli continuano a rimanere in questi caseggiati, e vediamo le tracce anche nel documentario di popolazioni più anziane, popolazioni più giovani, che mano a mano sono succedute. Quello che è successo però è che, visto che negli anni 50 e 60 e anche negli anni 70 la mobilità sociale, il benessere fondamentalmente delle società europee è stato significativo, molti nuclei familiari che erano originariamente parte di questo progetto hanno, come è legittimo e come è sacrosanto, hanno deciso anche di lasciare queste abitazioni e di trasferirsi in altre parti della città. Insomma, la mobilità sociale ha avuto un effetto molto, molto chiaro, molto netto in termini di mobilità spaziale, cioè le popolazioni si sono spostate altrove. Questo cosa ha prodotto però? Ha prodotto che qualcuno si è spostato e ha cambiato abitazione, qualcuno non si è spostato perché non poteva spostarsi e non ha cambiato abitazione. E quindi abbiamo già negli anni 70, ci sono queste tracce, negli anni 80 ancora più forti, dei nuclei sfavoriti che invece rimangono in questi caseggiati popolari. E di fatto una secessione, come è stata definita, di alcune classi medie che abbandonano queste aree. Sono gli stessi anni in cui 60, 70, 80, a seconda dei paesi, perché poi, come dire, le migrazioni internazionali impattano molto diversamente a seconda dei periodi storici, sono gli anni in cui però arrivano anche molte popolazioni, ex coloni, popolazioni ex colonizzate, migrazioni internazionali, flussi di vario tipo,
e trovano casa, vengono ospitate, gli viene offerta un'opportunità di edilizia popolare in queste stesse case, dove sono rimasti dei nuclei anziani intrappolati fondamentalmente e devono in qualche maniera trovare uno spazio comune. Mi sembra che questa trasformazione, questo progressivo invecchiamento dell'abitato, sia in termini residenziali che in termini sociali, sia una chiave di interpretazione molto importante per capire quello che succede adesso. Ma quello che mi interessa notare è lo slittamento nel significato di mix sociale. Non ho parlato poi neanche del progetto ideologico architettonico del modernismo, di Le Corbusier, ma forse potremo parlare più avanti nel dibattito se c'è interesse. Quello che mi sembra interessante notare è che il mix sociale che si pensava negli anni 50-60 fino agli anni 70 era un mix sociale interclassista, comunque dove c'era una grande idea di trasformare, mettere mano nella società e in qualche maniera avvicinare classi sociali e ridurre le differenze. Mentre il mix sociale di cui stiamo parlando adesso, negli ultimi 10-15 anni, è stato un tema davvero importante, un concetto che ha fatto breccia in tutte le politiche sociali negli ultimi 15 anni. Il mix sociale di cui sta parlando adesso è un mix sociale un po' particolare, perché è un mix sociale culturalizzato, dove il mix non è tanto una questione interclassista o di trasformazione della struttura sociale, ma è un mix tra differenze non di classe, ma prima nazionali, che è già uno slittamento piuttosto importante, fino alle ultime concezioni, a quelle più diffuse, a quelle che tutto sommato abitano anche i nostri pensieri, anche la nostra vita di cittadini, che è quella di mix sociale, ma tra differenze culturali. Quindi popolazioni che non sono più viste tanto in termini di appartenenza di classe, non più tanto in termini di origine nazionale, ma in termini di differenza culturale oppure appartenenza etnica, con tutte le 3.000 virgolette del caso e così via. Ecco, a me sembra che questo slittamento, questo passaggio, sia un passaggio davvero critico e molto importante, su cui io fondamentalmente, insomma, la mia proposta era di attrezzare il dibattito più su questo che non su altri aspetti. E vorrei anche fare una piccola provocazione, una provocazione della quale sono consapevole, la faccio proprio perché sono un cafone. La mia idea è, la proposta che vi faccio è chiederci: ma siamo davvero convinti che il mix sociale sia un bene, sia una cosa positiva? In termini politici, politico-ideologici, tutti noi pensiamo che sia molto bello mescolarsi, no? Stare assieme. Dopodiché, se guardiamo realmente come si comportano quelle popolazioni che hanno possibilità di scegliere cosa fare all'interno della città, quando scelgono queste popolazioni, che penso fondamentalmente alle classi superiori, alle popolazioni più abbienti, optano nella maggior parte dei casi, ci sono molti colleghi geografi, magari potremmo discutere anche con loro, optano per una forte omogeneità di classe, alla faccia del mixing, optano per segregarsi in maniera piuttosto significativa in alcuni quartieri della città e tenersi alla larga da possibili influenze, mescolanze e così via. Allora, quando parliamo di mix sociale, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di popolazioni alle quali viene chiesto di aderire a questo ideale, a questa ideologia molto forte, popolazioni che scelgono di stare assieme. Ecco, io penso che, insomma, che prima o poi, oltre a dire che è bello l'idea di stare assieme, nella quale io credo fortemente, dobbiamo chiederci: è bello per chi, è bello quando, è bello come e perché alcuni, per esempio, possono non mescolarsi mai, stare assolutamente tra di loro e stare anche molto bene a guardare da come si comporta. Ho concluso. Invece a Gianni volevo appunto chiedere un po' su Torino, diciamo, sulla realtà in cui lavori, metti le mani ogni giorno, per capire se, insomma, questa realtà che hai visto ti richiama realtà nelle quali state lavorando o no? Ma dunque, intanto è un peccato, cioè io ho avuto modo di vedere questo film in modo più confortevole, è un peccato che si vedesse con la psichedelico, con la neve, eccetera, perché è un film che anche la qualità delle immagini, il modo di raccontare le persone e i luoghi, io appunto sono stato attento anche a come racconta questi luoghi, e secondo me molto interessante, perché riesce a cogliere alcuni modi di essere, di spazializzare le relazioni tra le persone, a partire dall'ascensore, che è tipicamente la striscia rossa, che è sempre rossa nel film,
dell'ascensore, che è un luogo di socialità anche dei film, peraltro utilizzatissimo, di interazione ovviamente molto interessante. E quindi trovo che, io devo dire, l'ho molto letto come un film sulla città, sulla periferia. Provocatoriamente anch'io potrei dire che è un film nel quale il tema della relazione tra culture è un dato di sfondo quasi scontato, delle relazioni tra persone che hanno storie, vicende diverse, ma è un film sulla città, è un film sulla periferia, al di là del fiume, no? La tipica, la più classica delle periferie degli anni 60-70, che evidentemente in Italia è molto più raro vedere questi grandi ensemble più tipici della cultura o francese o europea. In Italia in particolare sono pochi casi con queste dimensioni di edifici unici, con queste dimensioni. Però diciamo, il modo di stare sul suolo della città di questi edifici, senza nessun rapporto con la strada, con questi giardinetti che sono uguali in tutta Europa, il campo da calcetto fatto così lo potete trovare in vari posti, anche in giro per Torino. E anche quel modo, sebbene spesso questi luoghi siano tendenzialmente inospitali dal punto di vista della socialità, del rapporto tra strada, casa, strada, non ci sono negozi, non c'è il bar sotto l'angolo, il fruttivendolo sotto casa, eccetera, eccetera. E però c'è un'appropriazione dello spazio da parte degli abitanti che qui si legge molto bene, raccontata molto bene, specie dei bambini, dei ragazzi. Quindi io penso che sulla base, anche in parte della mia esperienza lavorativa, ma mi interessa in generale poi parlare della città, anche come cittadino, come persona che l'ha studiata, ma che ci abita. L'aspetto interessante, dicevo, è questo raccontare la città attraverso i suoi abitanti, come dire, nella quale il rapporto tra persone che vengono da pezzi di mondo diversi costruiscono comunque una socialità che è tipicamente urbana, tipica della città. Aggiungerei che un'altra cosa interessante e che mi sembra venga fuori bene da questo film è l'esistenza di comunità che non sono solo comunità locali perché sono nate e vissute in quel luogo o perché sviluppano dei rapporti direttamente con quel luogo, ma è il frutto di una compresenza di comunità diverse, compresa quella attraverso internet, dei rapporti sociali che prescindono completamente dal rapporto con quel luogo, sebbene poi lo si ritrovi dopo con il ricongiungimento. Insomma, tutti elementi della vita urbana, della vita della città, che sono lette qua attraverso il filtro di una grande casa di periferia. In questo senso mi verrebbe da dire, per concludere, che il tema dell'immigrazione, se rapportato a situazioni come queste, che ovviamente sono do per scontato il fatto che questo tipo di luoghi, le periferie, sono anche, come si diceva prima, sono stati anche, sono divenuti infatti gli strumenti di segregazione, di esclusione sociale, eccetera, eccetera.